Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video allevamento. Oggi parleremo dell'allevamento di una bellissima blatta che avete già visto qui sul mio canale, sia nei video collezione, sia in due video documentazione. Infatti è stata la protagonista del video in cui ho spiegato come funziona bene o male la muta nelle blatte. Sto parlando della Rifarobia Madere Gold, una blatta di discrete dimensioni con una caratteristica unica, ma comunque non perdiamo tempo e partiamo con il video. La Rifarobia Madere Gold è una blatta di discrete dimensioni, comunemente chiamata blatta di Madera. La specie è originaria dell'Africa centrale, anche se dato il suo nome è presumibile sia diffusa anche sull'isola di Madeira, isola africana sotto però proprietà del Portogallo. Allo stadio adulto raggiunge una lunghezza di 3,8-4,5 cm, con le femmine leggermente più massicce e allungate rispetto ai maschi. Entrambi i sessi sono alati ma incapaci di volare, e il dimorfismo sessuale, come sempre, è evidenziato dalla dimensione dell'ultimo urite, che nelle femmine è più grosso e allargato. L'opaca colorazione delle neanidi è di un giallo dorato con alcune sfumature arancioni e marrone scuro. Gli adulti, invece, presentano una colorazione di alie pronoto leggermente più spenta rispetto alle neanidi, ma al contrario le zampe assumeranno una colorazione marrone più marcata. La specie è notturna, ma presenta leggera attività anche durante il giorno, specialmente se viene inserito del nuovo cibo all'interno della colonia. È inoltre capace di scalare le pareti lisce in tutti quanti gli stadi, ma preferisce rimanere nascosta stando a contatto col suolo e con gli arredi. Questa blatta si presta benissimo anche come blatta da pasto, infatti è molto mobile, e che quindi attira l'attenzione del predatore, poco chitinosa ed estremamente riproduttiva. Inoltre le dimensioni vi consentono di avere prede da somministrare ai vostri animali di varie taglie, da un L1 fino a un subadulto a un adulto. Ci sono però due cose da tenere a mente. La prima è che essendo molto veloci, se non vengono catturate in tempo dal predatore, possono andare a nascondersi o nel peggiore dei casi uscire dal terrario. Ma similmente a come vi ho detto per la Flex Vitta, si può ovviare a tutto ciò offrendole con la pinzetta. La seconda cosa da tenere in considerazione, che poi è anche ciò che dà la peculiarità a questa blatta, è il suo sistema di difesa, che consiste nel defecare, rigurgitare e scalciare quando viene afferrata, con in aggiunta il rilascio di un odore veramente molto pungente e fastidioso, che serve a scoraggiare il predatore a cibarsene. Pertanto è adatta all'alimentazione di insetti, arachnidi, pesci, eccetera, ma può essere schifata da mammiferi insettivori, oppure predatori particolarmente suscettibili a questo tipo di odore. La stabulazione va effettuata in contenitori in plastica, che più grandi saranno e più esemplari potranno ospitare. Nel mio caso viene utilizzato il solito contenitore di 25x40x15 cm di altezza, anche se ho deciso di spostarlo in un contenitore ben più grosso, date le continue richieste di acquisto che ricevo, che al momento non riesco sempre a soddisfare dato che la mia colonia è abbastanza piccola. L'allestimento consigliato è quello spartano, cioè con cartoni delle uova e assenza di substrato, in quanto la specie, essendo molto molto vorace, produce una grandissima quantità di feci, che sarebbero impossibili da rimuovere con la presenza di un substrato. Se invece avete intenzione di tenere comunque pochi esemplari, potete utilizzare un setup naturale, in modo anche da potervele godere di più durante la vostra esperienza di allevamento. Il contenitore va mantenuto ben chiuso con vasellina o olio come metodo antifuga cosparso sulle pareti superiori del box. Come ulteriore metodo antifuga si può posizionare una retina molto fine tra box e coperchio. Quest'ultimo infine va modificato con la classica finestrella in rete per rendere perfetta la ventilazione all'interno della vasca. La temperatura ottimale si aggira intorno ai 27-28 gradi, ma vivono benissimo anche a temperature casalinghe tutto l'anno. Al di sotto dei 16 gradi però smettono di riprodursi e a lungo andare iniziano anche a morire. L'umidità deve essere la più bassa possibile per mantenere tutto secco, di modo da evitare muffe e acari.
L'alimentazione potrà essere molto varia data la voracità della specie e dovrà come sempre essere suddivisa tra cibo secco e cibo umido. Personalmente io do croccantini per cane o gatto, pane secco, mela, arancia e ogni tanto carota o altri tipi di frutta e verdura. La riproduzione, come sempre ragazzi, è facilissima. Una volta raggiunto lo stadio adulto, gli esemplari inizieranno ad accoppiarsi e a partorire 2-3 mesi dopo, circa a temperature ottimali, una trentina di neanidi. Queste neanidi, sempre a temperature ottimali, raggiungeranno lo stadio adulto in circa 5-6 mesi per poi vivere un altro anno e mezzo, rendendo così la longevità totale intorno ai 2 anni. Ok ragazzi, il video finisce qui e come sempre spero vi sia piaciuto. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare le oltre 60 persone che hanno risposto al mio appello di lasciare un mi piace alla nostra pagina Facebook Artropoda Live Museum e vi mando un sentito ringraziamento sia da parte mia che dai miei colleghi. Grazie mille. Come al solito ragazzi vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate tutti i link utili che vi possono interessare o servire, compresa la mia email, dove è possibile scrivermi per poi mettersi d'accordo per l'acquisto degli esemplari. A tal proposito vi ricordo però che le spedizioni sono ferme fino a marzo a causa del tempo molto freddo. Quindi per adesso, in questo periodo, ci sarà solo consegna a mano. Io vi saluto e vi auguro anche un buon Natale. Ciao a tutti ragazzi, auguri ancora.